Giancarlo Manes, segretario regionale del SAP, oggi cerimonia alla memoria di Maurizio Zanella, una persona indimenticabile. Assolutamente, il SAP a livello nazionale organizza ogni anno la staffetta della memoria, il cammino della memoria, proprio per i colleghi che sono venuti a mancare, vittima del terrorismo, della criminalità, vittime comunque del dovere. E ho deciso insieme alla segreteria provinciale di Chieti, a Marco Melena, di fare questo evento su Vasto, perché è una cosa che sentiamo in maniera personale, molto da vicino, perché Maurizio ci abbiamo lavorato insieme, la famiglia è una famiglia per bene di Vasto che si è venuta a trovare con questa tragedia sulle spalle, a ripartire, e abbiamo voluto a tutti i costi fare questa cosa a Vasto e quindi fare in modo che la staffetta della memoria, che attraverserà tutta l'Italia, abbia fatto sosta qui a Vasto. Quindi sono felicissimo della risposta sia delle istituzioni per quanto riguarda il dirigente della Polizia Stradale, l'intera Polizia Stradale, il dirigente del commissariato di Vasto che ha partecipato, le associazioni, l'AMPS, in particolare Matteo Marzella che mi ha dato una mano in questa bella seppur tragica iniziativa, e poi per i colleghi, perché poi sono quelli che più ci interessano, che il ricordo di Maurizio viva in ognuno di noi, e quindi mi ritengo perfettamente, veramente soddisfatto. Cosa ha rappresentato per voi colleghi Maurizio Zanella? Maurizio era un ragazzo come tutti noi. Andavamo al lavoro insieme, condividevamo gioie, dolori, discussioni, felicità, però lui aveva sempre il pensiero alla famiglia e alle sue due belle figlie, alla moglie, con le quali condivideva, perché quando lavori insieme di pattuglia, io posso dire di averci lavorato per tanti anni a Vasto Sud, anche non volendo condividi la telefonata, condividi delle cose, quindi quello che veramente l'ha sempre contraddistinto è l'amore per la famiglia, che veniva per lui prima di tutto, e l'amore per i suoi figli, per la sua cara Anna. Dottoressa Pane, Maurizio Zanella è stata una persona che è morta nello svolgimento del suo lavoro, del suo servizio, come ricordarlo? È impossibile ricordare con le giuste attività e le giuste parole un gesto così dimostrativo di una dedizione e un'abnegazione. Io purtroppo non ho avuto il piacere di conoscerlo direttamente, lo conosco e l'ho conosciuto solo attraverso quello che lui ha lasciato, e come si dice spesso e come ha detto anche il sindaco nel suo intervento, la memoria a volte è importante, cioè si rivive anche nella memoria e nel ricordo, e noi vogliamo che rimanga vivo il ricordo di una persona che non ha esitato a perdere la propria vita, a lasciare i propri cari per poter salvarne tante altre. E la missione del servizio che tanti poliziotti, noi poliziotti, soprattutto la Polizia Stradale, tutti i giorni effettuiamo su strada con grande rischio e pericolo, e speriamo che succedano sempre meno episodi così violenti, ma sempre più persone si dedicano al proprio lavoro come ha fatto Maurizio. Commissario Matteo Marzella, un ricordo di Maurizio Zanella. Maurizio Zanella è stato un collega che ha lavorato per tanti anni al distaccamento della Polizia Stradale Vasto Sud, pertanto un collega molto caro, ci conoscevamo da tanti anni, conoscevamo tutti quanti in Maurizio, un bravissimo collega, una persona molto umana che purtroppo, come già sapete, come la manifestazione lo dice pure qui, è in corso in quell'incidente che è quello, sempre in collaborazione con altre pattuglie della Polizia Stradale, cercava di deviare il traffico sulla statale a causa di un altro incidente. Pertanto sono manifestazioni a cui noi ci teniamo, noi come associazione della Polizia di Stato. Come sapete, qui a Vasto esiste una sezione della Polizia, dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato. Noi ci teniamo a ricordare questi colleghi, ecco, lo dice il manifesto stesso, per non dimenticare tutto lì.